Benvenuti in un nuovo special Monogatari. Stavolta parleremo di una serie TV, strano per essere una puntata del salotto, però strano ma vero, parleremo dell'adattamento di The Last of Us a cura di Craig Mazin, o Mazen, non ho idea, e Neil Druckmann, già autore del secondo The Last of Us videogioco e anche collaboratore nel primo. Grave assente nell'adattamento Bruce Straley, che addirittura non è stato neanche ringraziato. Vabbè, vai a vedere le diatribe interne tra Naughty Dog, HBO e compagnia cantante. Con noi oggi Paolo e Ale, vabbè, appunto della nostra formazione, e ospite Stefano Caselli. Ciao ciao, ciao a tutti, ciao a tutte. Direi di partire con il primo macro argomento che ha infiammato quelle che sono le bacheche di Facebook nell'ultimo periodo, che è appunto l'operazione più che altro di adattamento del videogioco, perché possiamo notare già dalle prime puntate delle sequenze prese shot for shot dalle cutscene, e perché in generale quello che ha portato avanti come trend la Naughty Dog, soprattutto con la saga di Uncharted e quella di The Last of Us, è quella di aver cinematografizzato, diciamo, quello che è il medium videogioco. Quindi lascio la parola ad Ale e a Stefano, che hanno più fresco il gioco e magari ci vogliono dire qualcosa di particolare riguardo a quelle che sono magari le differenze o i punti di contatto. Ma io darei subito la parola all'ospite, visto che è ospite, okay. Giustamente. Va bene, grazie. Ma allora, sì, nel senso, io non sono un grande stimatore del videogioco, non so voi, però nel senso, io l'ho giocato al tempo, poi mi sono rigiocato anche qualche remaster. Non ho giocato l'ultima quella per PS5, però comunque, per quanto apprezzi poi quello che è stato il suo valore storico all'interno di quella che chiamiamo, tra moltissime virgolette, l'evoluzione del medium videoludico, eccetera, in realtà sono sempre stato tra i detrattori del videogioco, fondamentalmente perché ho sempre detto, anche molto prima che poi mi informassi, avessi contezza, insomma, del mondo videoludico, eccetera, che mi era sempre sembrato come una specie di serie TV intervallata da momenti di gameplay in cui sposti le scale e i bidoni. Questa era la mia concezione di The Last of Us. E quindi quando poi in realtà ho sentito che adesso stavano lavorando a un adattamento, in realtà ero ben disposto, cioè tuttora io ritengo che l'operazione con The Last of Us funzioni particolarmente bene, ovvero si tratta di togliere delle parti di gameplay che all'interno del videogioco secondo me erano più che superflue. Detto ciò, poi c'è la questione invece di come adattare quelli che sono più i temi del gioco, che anche se nel primo molto meno che nel secondo, per quanto mi riguarda, poi magari possiamo parlare anche del secondo se vogliamo, però già nel primo gioco c'era un po' quello che poi nel secondo diventa più o meno il nucleo centrale, ovvero il fatto che tramite l'esperienza di gioco, non quando sposti scale, ma quando uccidi persone, e ne uccidi tantissime persone in The Last of Us, di fatto percepisci quella specie di universalità dell'odio, no? Di cui parla poi The Last of Us, oltre che universalità dell'amore, che sono poi due temi, mi sembra ne parla anche Druckmann in qualche, non so se ho pronunciato bene il nome, però insomma anche in qualche intervista da qualche parte, ovvero a un certo punto di fatto il gioco si basa sul farti provare rabbia quando vai ad uccidere persone che sono nel giusto, soprattutto parlo della parte finale. E questa cosa nell'adattamento è secondo me un punto un po' critico, ovvero se da una parte è relativamente facile fare degli adattamenti delle cutscene del gioco, perché il gioco è già tutto cutscene, sono già tutte pronte, diventa un po' più difficile arrivare a trattare la violenza, perché la violenza da una parte è agita e dall'altra parte è soltanto in qualche modo percepita dall'esterno, no? Quindi questa era un po' così un'infarinatura di quello che ho attenzionato guardando la serie. Quindi da una parte funziona molto bene, meglio del gioco, perché non devo spostare scale tra un dialogo e l'altro, cosa che nel gioco facevo continuamente, cioè questi mi parlavano nelle orecchie e io spostavo scale e non lo volevo fare assolutamente. Dall'altra parte però nel gioco, se proprio uno vuole parlare proprio dell'adattamento, nel gioco c'è un rapporto con la violenza che è fondamentale in The Last of Us, che in questo invece è del tutto assente, tant'è che nella sequenza finale, ma non so se vogliamo già andare a parlare di sequenza eccetera, che è quella più sistematica nello sterminio che Joel fa ai danni dei tizi, è spoiler, è full spoiler, vero? Sì, 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 sì. Sì, 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 spoiler free.
appunto nella parte finale, che è la parte più sistematica, in cui lui uccide uno a uno tutte queste persone, anche innocenti, che supplicano pietà, eccetera, nella serie c'è quasi un afflato catartico, cioè c'è quasi un distacco, no? C'è la musica di sottofondo, gli spari diventano belli tenui, e si capisce che sta succedendo qualcosa che noi vediamo dall'esterno. Nel gioco invece quasi ti chiede di ucciderli, cioè non è lui che stermina sistematicamente gli altri, sei tu a farlo. E questa è un po' la parte più difficile di adattare ai giochi in generale. Comunque per me, al lato di tutto ciò, visto che non sono un estimatore del gioco, non mi è dispiaciuto proprio questo rapporto col materiale di partenza. Allora, per quanto riguarda il gameplay, do subito la parola ad Ale. Io ho giocato The Last of Us per la prima volta all'uscita della PlayStation 4, quindi quando già uscì la remastered, e già all'epoca comunque era un prodotto, non dico superato, ma per quanto riguarda, appunto, come dice Stefano, le dinamiche di gameplay, quindi spostare scale o spostare delle piattaforme mobili per non fare annegare Ellie, era un qualcosa di già superato quando uscì il gioco, ma qualche anno dopo anche peggio. E Ale invece ha una prospettiva ancora più fresca, perché l'ha recuperato in vista dell'uscita della serie o in concomitanza con la serie, e quindi vorrei anche sentire qualcosa da lui. Sì. Ma in realtà mi trovo anch'io d'accordo su questa parte qua del gameplay del gioco, cioè che in effetti a un certo punto diventa molto meccanico. Diventa anche molto tedioso fare sempre alla fine le stesse cose, non ci sono grandi variazioni se non magari nell'ultima sequenza del gioco, in cui appunto c'è Ellie che in un certo senso si rifiuta un po', e questa cosa viene anche riprodotta nella serie, anche se secondo me ha un effetto un po' meno forte rispetto al gioco, visto che nella serie non li abbiamo visti cooperare così tanto per muovere scale, eccetera. Anche direi per fortuna, da un certo punto di vista, perché è un po', cioè, adattare loro che spostano oggetti, ostacoli, non è che sia la cosa proprio più interessante di The Last of Us. Mentre invece, ad esempio, io sono anche un po' scettico sul non aver adattato certe sequenze di azione che già nel videogioco erano trattate come, diciamo, cutscene con quick time event principalmente, in cui bisogna semplicemente premere un tasto per far proseguire la cutscene. Però in particolare io entrerei già magari direttamente nel dettaglio di alcune sequenze. Mi riferisco ad esempio alla sequenza in cui Joel ed Ellie, cioè Joel viene ferito gravemente ed Ellie lo deve scortare fuori dall'università, ed è praticamente, corrisponde mi pare all'episodio, alla fine dell'episodio 6, correggetemi se sbaglio, della serie TV, in cui lui viene ferito da dei banditi con una mazza, mentre invece nel videogioco questa sequenza è molto diversa. Lui ed Ellie vengono assaliti all'interno dell'università da dei banditi, ne uccidono parecchi, poi lui viene ferito, si ferisce gravemente, anche molto più gravemente forse che nella serie, ed Ellie fa mattanza anche lei per uscire dall'università e salvarlo sostanzialmente. Quindi lì c'è un massacro molto più consistente nel videogioco che nella serie, ecco. E diciamo che qui nella serie forse hanno un pochino ridotto, forse un po' troppo, questo lato, come diceva Stefano, a tal punto che in un certo senso, e ne parlavamo anche io, Paolo e Simone in privato, che nella serie c'è un po' questo lato di Joel, del suo essere molto spietato, essere un, tra virgolette, un pazzo, denominato anche uno psicopatico, ad esempio da David, viene chiamato così pure nella serie, perché appunto ha un passato in cui ha ucciso un sacco di persone, ma noi di fatto questa cosa qua non la vediamo mai, e le poche volte che lo vediamo uccidere è sempre un pochino, diciamo, restio a farlo. Quindi nella serie hanno voluto dare a Joel una caratterizzazione un pochino più trattenuta, ecco, che da un certo punto di vista potrei dire che funziona in parte per la scena finale, perché la rende, come dici tu Stefano, sono d'accordo, più catartica, mentre nel videogioco non è una scena particolarmente catartica, cioè la sequenza finale, tutta la parte dell'ospedale, però allo stesso tempo forse
il percorso, soprattutto a partire appunto dall'episodio 6 fino all'ultimo, proprio per la mancanza di un respiro forse maggiore degli episodi, anche di questa vita di cui si sente parlare, ma di fatto non vediamo niente. E gli stessi Joel ed Ellie non hanno così tanto tempo per respirare, per vivere assieme, perché appunto la serie fa anche un po' diciamo, fa anche un po' un lavoro di aggiungere personaggi secondari, personaggi di contorno che in qualche modo danno un contesto più, cioè un contesto sì più corale a tutta la storia, in modo tale da dare più punti di vista sul mondo, però in questo modo un po' viene un po' sacrificato il rapporto tra Ellie e Joel, e quindi forse la sequenza finale in questo senso per certi versi viene anche un pochino perde un pochino anche della forza che ha nel gioco, quantomeno perde la forza la scelta di Joel di mentire ad Ellie, che poi alla fine il fulcro, secondo me, è più il fatto che lui decida di mentire ad Ellie piuttosto che il fatto che lui faccia di fatto una carneficina, per quanto questa carneficina sia giusta o sbagliata, anche perché pure alla fine lì è discutibile il fatto se lui, quello che fa lui è giusto o sbagliato a livello di atto in sé. La cosa secondo me più importante nella serie, sia nella serie che nel gioco, è proprio il fatto che lui menta, ed è una cosa che poi di fatto sia nel gioco che nella serie ovviamente noi sia come giocatori sia come spettatori non abbiamo alcun tipo di diciamo influenza. Anche nel gioco non possiamo decidere se far dire a Joel la verità oppure no. Tra l'altro, mettendo un attimo le mani avanti, no? Visto che si è già parlato del secondo gioco e di quello che poi è il tema portante di entrambi, questo ciclo della violenza, proprio nel momento in cui è stato deciso di adattare, edulcorando quella che è la violenza perpetrata da Joel, si va a perdere quello che poi è il pensiero che si innesta all'interno di Ellie, perché alla fine Ellie compie degli atti efferati nel secondo proprio perché è l'unico modello che ha avuto, è l'unico modello che ha vissuto per tot anni. In questo senso ho dubbi su come verrà adattata la seconda parte, a meno che non vogliano farla diventare da un momento all'altro violenta, però lascio la parola se qualcuno vuole rispondere ad Ale o comunque approfondire. Posso raccoglierla, almeno diciamo riscaldo un po' le corde vocali in vista del cuore della puntata. Allora, chiaramente sono d'accordo un po' con tutti, quindi parto dall'inizio in ordine di intervento. Sono d'accordo con Stefano, nemmeno a me fece impazzire all'epoca il videogame, e non ne capivo gli entusiasmi attorno al videogioco, e col passare del tempo credo che tutti quegli entusiasmi siano figli in realtà di un certo tipo di narrazione videoludica abbastanza tipica per l'epoca. Poi chiaramente mi correggerai essendo enormemente più esperto di me, però nella mia breve e per nulla intensa carriera da videogiocatore, questo tipo di narrazione cinematografica, perché poi si presta benissimo ad un certo tipo di racconto su schermo, non l'avevo mai visto, o meglio, non c'era mai stato in questo tipo di formula da sceneggiatura hollywoodiana fatta e finita. E poi per quanto riguarda i gameplay, francamente non credo nemmeno di avere i mezzi per poter mettermi ad imbastire una discussione per quanto riguarda il gameplay, quindi mi atterrò nel dire semplicemente non mi è piaciuto. E molto meglio il secondo, ma poi avremo, cioè, mi avviso, ma poi da quanto ho capito avremo modo di ritornare sull'argomento della Last of Us 2. E, anzi no, ci ritorno subito, perché secondo me, riagganciandomi al discorso che faceva Simone e che faceva anche Ale sul ciclo della violenza, nei videogame il ciclo della violenza, e quindi anche il dilemma morale sul cosa è giusto, cosa è sbagliato, è un tema che ritorna ecco, appunto, ciclicamente, cosa che in realtà non torna nella serie TV. A me, lo dico subito, quindi senza dilungarmi troppo, la serie TV non è piaciuta particolarmente per tanti aspetti. Il primo di tutto è che secondo me non trova, diciamo, un proprio percorso.
nel momento, secondo me, utilizza il videogame più come una cioè più come una un serbatoio da cui attingere. Utilizza il videogame come una sorta di storyboard. Ecco, cioè la maggior parte delle inquadrature, delle sequenze, e anche dei discorsi che si fanno attraverso un certo tipo di impianto figurativo sono praticamente ripresi uno a uno e riportati al cinema. Però, come capita, faccio qui una breve, cerco di mettere una breve metafora. Come capita nel copiare con carta carbone, come capita di fare, diciamo, con una sorta di copia carbone, cioè capita che si perdono sovrapponendo un foglio bianco ad un foglio disegnato, copiando il disegno sul foglio bianco, capita di perdere un certo tipo di profondità, un certo tipo di proporzioni, un certo tipo di dimensioni. Ecco, diciamo che la copia carbone sfasa parecchie cose. E cosa sfasa? A mio avviso sfasa proprio nella messa scenica. E infatti ci sono alcune cose che secondo me il videogame eccelleva, ovvero quello lì di mettere in scena un certo tipo di narrazione che funzionava, secondo me, proprio in virtù del fatto che era atipica per il videogame dell'epoca, quindi mettendo un certo tipo di stasi all'interno dell'azione, diventando una sorta di walking simulator in alcuni punti, in altri meno, quindi mi riferisco a quello che diceva Stefano prima, cioè quello lì di spostare scale, bidoni, cassonetti, eccetera, eccetera. Secondo me cozza invece con quello che c'è al cinema, perché il cinema chiaramente è un linguaggio molto più abituato nel narrare, nel prendersi questi tempi. E, oltre al fatto che credo che l'impianto narrativo della serie televisiva sia alquanto stucchevole e ricattatoria, che viaggia su due binari letteralmente meccanici e stucchevoli, ovvero sul ricatto emotivo e sulla violenza che esplode per dar risalto al ricatto emotivo e viceversa. E non nascondo che per me l'episodio più brutto è proprio il 3, cioè quello lì dedicato al personaggio di Frank, e non ricordo l'altro come qual è il nome dell'altro. Bill, esatto, di Frank e Bill, dove secondo me lì si scade in un certo tipo di gratuità che anche proprio ai fini della narrazione, della trama, diciamo, verticale, non porta nulla. E secondo me la serie avrebbe potuto lavorare, però qui, diciamo, vi prendo una licenza perché odio parlare di quello che si sarebbe potuto fare, amo parlare di quello che c'è a schermo, però diciamo che la rimetto così: la serie non mi è piaciuta perché a mio avviso non ho lavorato sugli scarti che ci sono tra il videogame e il cinema, ma si è attenuta nel fare una sorta di copia carbone 1-1, e laddove ha provato a intraprendere un proprio percorso, che poi per lo più sono percorsi narrativi e non percorsi figurativi, francamente non mi ha convinto. E la puntata di Frank e Bill è una di quelle a cui ho cercato di rispondere in modo molto superficiale, e spero ci si intenda tra me, tra i partecipanti di questa puntata e tra chi sta ascoltando. E ora vi ripasso. Cerco di arricchire un attimo questo discorso, perché in parte sono d'accordo. Il problema degli adattamenti videoludici al cinema è stato, ma anche per esempio per Warcraft al cinema, che a me piace, in realtà non è un brutto film di per sé, poi vabbè, ognuno ha le sue idee, ogni adattamento videoludico si è dovuto scontrare con l'idea dei fan duri e puri, che poi alla fine sono quelli che portano avanti la baracca, che l'adattamento debba essere una copia carbone, però effettivamente non lo è quasi mai stato, come lo è stato ad esempio in The Last of Us, appunto. Però è anche vero che dall'altra parte c'è questa tendenza, come dice Paolo, una sorta di TV che vuole reclamare, diciamo, questa supremazia o comunque questa differenza, portandola quasi agli estremi, questa differenza tra medium, in cui poi effettivamente abbiamo degli episodi che non definirei filler, perché comunque il tema della serie viene preservato, ma effettivamente sono episodi a trama verticale con delle piccole incursioni di trama orizzontale. Come se effettivamente la TV, non dovendo sottostare a quella che è la perenne immedesimazione del videogioco, che poi in realtà così non è,
però in The Last of Us sì, dico in generale nel videogioco non per forza, non dovendo sottostare a quel tipo di immedesimazione, la TV è capace di spostarsi di personaggio in personaggio, ma comunque mantenendo una certa coerenza tra quelli che sono i temi o comunque le varie linee narrative. Quindi io ci vedo anche questa sorta di reclamo da parte di un altro medium di farsi sentire. Però effettivamente, come dice Paolo, e vi lascio subito la parola, come dice Paolo, questo reclamo a un certo punto sfocia nel patetismo, ma non solo nella terza puntata, anche il modo in cui viene adattata la storia di Harry e Sam, in cui effettivamente poi Sam mi pare sia il ragazzino, sì. Non il fratello adulto. Il fratellino addirittura diventa ancora più piccolo, diventa sordomuto con la leucemia, cioè a un certo punto io ho due domande sul perché vengano adattate in questo modo, addirittura spingendo così tanto sul dramma, effettivamente mi vengono. Quando, come sempre per tenere l'esempio di Bill e Frank, una semplice nota nel videogioco è una narrazione molto più asciutta, molto più pulita e che fa del mondo, in quel caso di gioco, perché è un mondo che deve essere attraversato e quindi deve essere un mondo vivo, nel quale, nonostante sia appunto morto per via dell'infezione, eccetera, nella TV effettivamente questa cosa non la puoi fare. Però se non puoi esplorare effettivamente quel mondo, anche per limitazioni di tempistiche, perché il videogioco dura una ventina di ore, mentre la serie sono quasi un'ora scarsa puntata, se effettivamente non lo puoi fare devi trovare una strada diversa. Lascio la parola ad Ale e Stefano. E prima di passarvi la parola apro e chiudo velocemente una parentesi, perché forse mi è... sono riuscito a formulare una frase di senso compiuto. Ecco, secondo me quello che diceva Simone è vero, la butto lì. Secondo me il videogioco riesce ad essere molto più ambiguo e a giocare sul fuoricampo anche attraverso a meccaniche di gioco come le note, i collezionabili e quant'altro, a differenza della serie televisiva che rende tutto più esplicito. E per citare Roland Barthes quando parlava di Eisenstein, quindi scomodiamo i giganti, fulmina l'ambiguità, però qui in termine con accezioni assolutamente negative, a differenza di come ne parlava Barthes. Vi ripasso la parola. Sì, ecco, secondo me appunto questa cosa dell'ambiguità è molto interessante, anche perché è proprio questa questione qua che è qui che si gioca, diciamo, lo scarto poi tra medium cinematografico e medium videoludico, no? Ovvero, secondo me, tanto appunto io non ho detto se mi era piaciuta la serie, in realtà non mi è piaciuto il videogioco, ma la serie partiva con premesse un po' migliori per me, perché almeno mi toglieva le scale, ma in realtà poi mi è piaciuto anche meno del videogioco, no? Tanto alla fin fine, a son di pensarci sopra. Però questa cosa dell'ambiguità secondo me passa proprio e si intreccia con la questione della violenza. Ovvero il fatto che nel videogioco siamo interni ed esterni al tempo stesso, mentre nel film siamo per forza di cose esterni, nella serie, in questa circostanza qui, siamo per forza di qua dallo schermo e guardiamo un'altra persona che fa cose, toglie del tutto, secondo me, il vero fulcro dell'ambiguità del gioco, che poi, di nuovo, è ancora più ambiguo nel secondo, perché secondo me... Cioè, ad oggi è quasi impossibile parlare del primo Last of Us senza parlare del secondo. Il secondo ha dato molto senso a ciò che era il primo videogioco, anche se a molti anni di distanza, se vogliamo, no? Secondo me gran parte dell'ambiguità che c'era in The Last of Us era proprio circostante, cioè stava proprio attorno al fatto che da una parte quello che faceva il protagonista era negativo, soprattutto alla svolta finale, mi torno a parlare di quel nodo lì, ma dall'altra parte veniva vissuto come positivo. Cioè nel gioco, ora poi qua finisce per forza a parlare di cose soggettive, è quasi inevitabile, perché poi l'esperienza di gioco è vissuta in modo soggettivo, ma quello che indubbiamente il primo gioco faceva e che il secondo fa ancora di più è rendere divertente l'omicidio. Cioè nel gioco ti diverti proprio a spatasciare dei mattoni in faccia alla gente, questa è una cosa, è inevitabilmente parte dell'esperienza. Nel gioco provi rabbia verso le persone che cercano di uccidere Ellie, verso le persone che ti fermano in mezzo alla strada e che ti assaltano quando esplori quando sei in macchina, che poi ti fermano in quell'assalto là, che poi nella serie è una specie di, mi sembra sia nell'episodio 3 o 4, una roba, forse 4. Il 3.
Oddio, forse 4, sì. No, no, il 3, il 3, il 3. Ah, ok, non mi ricordo, però insomma è uno di quei due. No, il 3 era quello lì di Frank Abbey, quindi il 4. Allora il 4, sì. Allora il 4. Cioè, nel gioco c'è proprio un gusto sadico verso l'omicidio, che poi diventa il tema del terzo. Poi è anche al centro di quella che è stata la critica sionista, no? Molti hanno visto nel gioco una lettura verso questa universalizzazione del conflitto e dell'odio. Perché se uno proprio vuole dire, ok, togliamo le scale di torno, togliamo le piattaforme in acqua, togliamo le parti più inutili del gameplay e lasciamo proprio quello che il gioco ci dà a livello di esperienza, il primo, e poi questo viene sublimato quasi nel secondo, ci dà in qualche modo, ci immedesima in un contesto d'odio in cui proviamo continuamente soddisfazione nell'uccidere e soddisfazione nell'odiare qualcuno e nel poterlo uccidere, cosa che poi nel secondo diventa proprio il fulcro dei due momenti principali del gioco, che sono le boss fight contro i due protagonisti, no? Le due protagoniste. E questa cosa inevitabilmente, quando vai a filmarla e togli quindi i fattori di immedesimazione e togli quindi l'interattività, per forza di cose togli una delle due prospettive, non sei più interno ed esterno al tempo stesso, non sei più sia attore e giudice del tuo stesso operato, ma sei soltanto giudice in qualche modo. Quindi da una parte capisco che era proprio impossibile renderlo altrimenti, dall'altra proprio questa impossibilità da una parte mi fa temere il peggio per il secondo, per la seconda stagione, perché il secondo è ancora più giocato su questa questione, probabilmente seconda e terza stagione, cioè lì c'è proprio è quasi sadica la sensazione che provi a un certo punto verso il personaggio che hai davanti, no? È paradossale però, e quindi ambigua al massimo. E dall'altra parte già qua c'è questo distacco da Joel, cioè lo spettatore è fortemente distaccato nella parte finale, tant'è che poi quelle che sono le classiche semisoggettive del gioco, in cui c'hai tutte le spallone di Joel, qua diventano o piani medi su Joel che è messo a fuoco e anche se è di spalle col resto che è appunto fuori fuoco, o in alternativa si capovolge, non vedi più le spallone del nostro Joel ma li vedi la faccia, no? Quindi sei anche a livello percettivo e visivo sei catapultato fuori e lo stai giudicando, perché di là per giudicarlo in quel modo dovevi ruotarli intorno in modo innaturale con la telecamera e non avresti saputo dove stavi andando, perché dovevi camminare a ritroso, no? Per riprendere il tuo Joel di faccia. Quindi c'è proprio questo distacco che il cinema e la televisione impongono al videogioco, cioè non c'è più quella internità, ora non saprei neanche come definirla, non c'è più quella al contempo presenza e esternità però rispetto alla narrazione, siamo per forza esterni e basta, e a questo punto molte cose perdono di quello che è il poco vigore che nel videogioco avevano, secondo me. E la cosa del calco e la cosa del appunto frammentare le prospettive è ciò che, se ci pensiamo un po', la televisione può fare per tamponare quella cosa là, no? Quindi ok, io non posso per forza di cose darti la soddisfazione nell'uccidere, perché in un film è quasi difficile, a meno che tu non lo trasformi in una roba palpa, la Tarantino, in cui spara un nemico e esce un fiotto di sangue che bagna tutto il muro, è difficile renderti la violenza divertente in un film, è difficile renderti sadico in attesa della violenza. Però questa serie qua non lo fa per niente, cioè non prova mai a estetizzare la violenza, per esempio, no? Addirittura è quasi sempre fuori campo la violenza. Esatto, tant'è esatto. Che nel massacro finale credo che non si veda quasi mai effettivamente una persona che viene colpita in testa, oppure solo una, mi pare. Ma si vede tipo per un attimo, pochi frame, però non esatto. Hai poi, altrimenti li vedi dopo, quando sono già morti, esatto, subito dopo c'è i cadaveri, ma viene sempre tutto lasciato fuori campo e si enfatizza, che ne so, il modo di fare di Joel, il modo di muoversi, ci sono un sacco di inquadrature di lui che si muove piano, i piedi con attenzione, poi le sparatorie, ma di fatto Non si vedono close up di uccisioni, se non forse il dottore alla fine, forse, se non sbaglio. Però no, forse anche lui viene ucciso in fuoricampo, non vorrei dire una cavolata. Mi sembra che c'è una specie di piano americano e gli spara un po' come calco del gioco anche in quel caso lì. Però qui secondo me si parla, non si parla... Io faccio una brevissima digressione, quindi esco un attimo dall'argomento The Last of Us 2, The Last of Us, The Last of Us 2 e The Last of Us serie televisiva, per agganciarmi un attimo, e poi
decidete voi se sganciarvi o meno, se includerlo o meno nella discussione, al film di Matt Reeves del 2022, che è The Batman. The Batman non è chiaramente un adattamento da un videogioco, non lo è per nulla, però comunque cercano di ricalcare alcune linee seguite dalla saga videoludica della Rocksteady. Il punto è che anche lì, come in The Last of Us, la violenza, quindi lo scontro fisico, spesso e volentieri è messo fuori campo. Non si vedono, cioè non c'è nemmeno il lavoro sul suono che si faceva nel videogioco Rocksteady, dove il suono lasciava intendere ossa fratturate, nasi spappolati, muscoli contusi e quant'altro. Nel film invece di Matt Reeves, addirittura la scazzottata di finale di Batman, dove Batman si lascia andare ad un impeto di furia, dove scarica una serie di pugni al volto del malcapitato di turno, sono addirittura messi in fuoricampo, così come sono messi in fuoricampo alcuni altri dettagli. Cioè, anche in quel film non si vedono gli effetti della violenza, che non è la violenza di uno schiaffetto o, perdonatemi la volgarità, ma rende l'idea di un calcio in culo dato con tenerezza. Cioè, sono comunque un certo tipo, una forma di violenza che, diciamo, nella vita reale causerebbero o morte o parecchi problemi, diciamo, un ricovero abbastanza lungo, un periodo di convalescenza abbastanza lungo. E quindi il problema di The Last of Us, che si pone già in Batman, non vorrei fosse, cioè, un problema di, come dire, di pulizia della violenza nell'adattare il videogioco al cinema, e quindi ricascare nell'eterno dibattito che sembra superato, ma secondo me non è così tanto superato, generazionale, dei videogiochi che causano violenza, che mostrano cose che non dovrebbero mostrare e quant'altro. Quindi il cinema o la TV, o diciamo l'audiovisivo tout court, o si sta ponendo come una sorta di filtro della violenza dai videogiochi, cioè nel passare dai videogiochi ad altro, oppure sono semplicemente delle conseguenze. Perché io questa cosa la notavo. Ecco, un'altra componente in The Batman, però questo non c'entra quasi nulla, è più una cosa mia, una battaglia personale che sto portando avanti, è che in The Batman non c'è praticamente erotismo. Però vabbè, questa è una cosa che potete anche lasciare. Torna sempre. Sì, sì. No, allora, io con il discorso sono d'accordo e volevo portare avanti, perché mi è venuto subito in mente appena hai fatto l'esempio di The Batman, che entrambi i prodotti, più che adattare quelli che sono i materiali di partenza, quindi nel caso di Batman, come poteva essere il Batman di Burton, che adatta i fumetti per l'appunto, a suo modo in ogni caso, cosa che The Batman non riesce a fare, allo stesso modo The Last of Us non riesce a effettivamente adattare quello che è il feeling, quello che è il tema, l'atmosfera del videogioco, ma per il semplice fatto che secondo me ormai l'adattamento del videogioco, o comunque qualcosa che dialoghi con il videogioco, salvo rari casi, che ora, vabbè, a parte John Wick, non so ad esempio chi ha visto magari Gamer di Neville Dean e Taylor, oppure Crank, quella roba lì molto ammiccante riguardo il videogioco, mi sembra che l'adattamento videoludico prosegua un trend di plot points. Cioè si va più che altro a ricalcare, come dice Paolo, appunto, farne un calco 1-1, più della trama che di tutto il resto che può essere l'assetto, in questo caso videoludico, o nel caso di The Batman, fumettistico. Vado io? Non so se... Vai. Sì, vai. Sì, la questione secondo me appunto è che non si sta parlando soltanto di rappresentazione, ma proprio di simulazione. Cioè la cosa che dice Paolo sulla questione, che potrebbe essere tutto un fatto di stigma che ancora è circostante il videogioco per quanto riguarda la rappresentazione della violenza, eccetera, è senz'altro vera, ma dall'altra parte dovremmo anche chiederci: ok, ma allora come faccio a mettere in scena quella stessa violenza? Perché non è soltanto questione di quanto io inquadri la scena violenta,
ma il The Last of Us, a differenza per esempio di Uncharted, in cui la violenza c'è ma non è il fulcro della narrazione, no? In Uncharted è un po' come fosse Indiana Jones, a un certo punto arrivano 6 milioni di pirati e questo qui, con un sorriso sulle labbra mentre flirta con la giornalista, falcidia letteralmente 850 persone con famiglia. Tant'è vero, scusami se ti interrompo, in Uncharted la dissonanza ludonarrativa è sparata al massimo, perché nelle cutscene lui viene sparato e rischia di morire, invece nel videogioco, cioè nel gameplay vero e proprio, ne uccide 500 a botta. Esatto. E comunque, come dici tu, un discorso invece che The Last of Us cerca di dialogare con quella che effettivamente la dissonanza ludonarrativa. Sì, cioè in The Last of Us lo scopo è proprio perché appunto a volte si pensa che The Last of Us sia vediamo il mondo dalla prospettiva di questo personaggio e poi arriviamo a capire le sue scelte quando diventa un villain, no? Io ho letto spesso questa interpretazione del gioco. In realtà questa cosa è completamente assente, perché noi non capiamo, cioè quella cosa possiamo farla anche in una serie TV. Il fatto che succede in The Last of Us, che in The Last of Us è molto efficace e non potrebbe essere presente in un altro medium, è che in The Last of Us non tanto capiamo il motivo della sua scelta di proteggere Ellie, ma proviamo il suo gusto nell'uccidere le persone, nel proteggerla e nell'uccidere delle povere persone che volevano salvare il mondo. Di fatto noi proviamo un piacere sadico nel mattonare nella faccia le persone, proviamo gioia. E questo effettivamente il fattore di immersività, di embodiment, chiamiamolo come ci pare, che però è efficace in The Last of Us. E questa è simulazione più che rappresentazione. Se uno si chiedesse, ma allora io come faccio a ottenere questo stesso effetto al cinema? Cioè sull'immagine che è solo rappresentazione e che non include processi di simulazione di alcun tipo. Forse per questo citavo poi Tarantino. Forse l'unico modo per farlo è estetizzando in un certo modo la violenza fino al punto da renderla aesthetically pleasing, mettiamo. Ovvero, se io penso al finale di Django, per esempio, quando c'è Django che fa la strage in casa e ci sono quelle fontane di sangue, eccetera, io lì non sto simulando, non c'è simulazione anche là, però la rappresentazione è posta in modo tale, la violenza è caricata in modo tale che, poi di nuovo, teniamo presente che sono ragionamenti inevitabilmente soggettivi, appunto perché stiamo parlando di ricezioni, è quasi autoetnografia, no? Chiamiamola. Quindi anche in Django, non so, è difficile però rimanere inorriditi da quello che accade nel finale di Django. Si esulta quando Django uccide e quando la violenza è rappresentata in quel modo. Quindi a questo punto, se io mi immagino la trasposizione di The Last of Us che mantenga la stessa riflessione che The Last of Us videogioco fa sulla violenza, mi dovrei immaginare una violenza estetizzata alla Django, che però creerebbe un cortocircuito in termini narrativi all'interno di The Last of Us in televisione, perché The Last of Us vuole mantenere quel mood da serie TV seria, rallentata, con tutto cupo, eccetera eccetera. A quel punto non puoi mettermi una violenza estetizzata e caricata in modo che generi piacere estetico quando viene guardata. Semmai puoi mettermi una violenza o fuori campo, come appunto la serie fa sistematicamente, o in alternativa, e come fa anche Batman per esempio, o in alternativa la puoi mettere in modo che crei sgomento in negativo, cioè una violenza realistica, come per esempio il tizio con la pallottola che gli buca la faccia, che si vede in una delle scene finali. Non è la violenza mentre viene perpetrata, è proprio un cadavere, mi sembra, con la faccia forata da un proiettile. Ecco, puoi fare una cosa del genere. Entrambe però si discostano fortemente da quello che è il senso ultimo del gioco. Poi uno può anche dire che non è che siamo qua interessati a cercare l'adattamento perfetto, come fanno i vari nerd, eccetera, no? Però questa è una cosa che del gioco si perde, cioè nel gioco c'è il gusto per l'orrore, che qua è completamente assente. E questo tra l'altro si riflette anche in Batman, effettivamente. Cioè, però ecco, una cosa che The Batman, o anche Uncharted dell'adattamento, per esempio, li rende anche in certo senso meno colpevoli, tra virgolette, no? Poi vabbè, i termini sono sempre quelli che sono. È che lì non era il fulcro dell'esperienza la violenza stessa e il gusto per la violenza. In The Last of Us invece il gusto per la violenza è protagonista assoluto del gioco, è proprio dalle primissime sezioni, cioè te con quei mattoni è una festa non tanto per gli occhi ma proprio per te che giochi, cioè non è come viene rappresentata la mattonata in faccia, ma è il feedback che ti dà, è quasi la vibrazione del controller associata alla tua foga di arrivarci in tempo, di sopraffare il nemico fisicamente, il senso di potere che ti dà essere riuscito a farlo, che poi nel 2 di nuovo diventa una roba estrema, no? E questa cosa nel gioco, nel film, nella serie TV non può proprio esistere, perché ci si muove su un altro canale che non è più quello della simulazione ma è quello della rappresentazione. E a questo punto però sorge spontanea la domanda: ma allora quando è che un adattamento è buono, no?
questa però non so rispondere, lo lascio a voi. Ma io credo che qualunque risposta sia parziale a questa domanda, cioè nel senso possiamo tutti arrivarci e dare le prospettive che possono essere tutte giuste o tutte più o meno giuste, tutte più o meno coerenti, però io penso che a quel punto si entri proprio nel campo non della soggettività ma della super soggettività. Non so, io provo a rispondere, cioè un adattamento potrebbe essere un adattamento 1-1, ma come vediamo in questo caso lo stiamo criticando, cioè lo stiamo criticando, ne stiamo parlando comunque in accezioni non troppo positive. E un altro adattamento potrebbe essere un adattamento che cerca di riempire gli scarti che un altro medium chiaramente non può dare, però anche lì, cioè nel momento in cui questi scarti vengono riempiti o vengono mostrati, come vengono mostrati, cioè secondo me è una risposta a cui va messa in conto un certo di va data secondo me il beneficio di essere parziale. Secondo me cioè è impossibile rispondere e avvicinarsi alla totalità della risposta. Quindi, cioè dare una risposta totale io ho una risposta paracula, ce l'ho. Però veramente è proprio paracula, nel senso un adattamento rispettabile più che corretto è un adattamento che dialoga coerentemente e costantemente con quello che è il materiale di partenza. Ad esempio in questo caso abbiamo detto per l'appunto che effettivamente ci si è resi conto a livello di produzione quello che è lo scarto tra televisione e videogioco e quindi i punti di vista si moltiplicano. Però effettivamente, come abbiamo già detto, questi punti di vista si moltiplicano ben poco, perché quei punti di vista che si moltiplicano sono delle piccole digressioni più che un effettivo proliferare di punti di vista, poi riguardo a quello che è il tema della serie stessa e del gioco stesso, cioè della violenza. Quindi se ci troviamo di fronte a un calco 1-1, invece ci troviamo di fronte a un adattamento passivo. Sì, anche perché sì, poi cioè, di fatto non è un calco 1-1 The Last of Us, comunque, perché sì, è vero, fanno le digressioni, però alcune cose le semplifica, le hanno semplificate, cioè, nel senso, per essere 1-1 forse avrebbero anche dovuto prendersi più tempo, cosa che forse avrebbe anche giovato per alcune scelte che hanno fatto. Ecco. Dipende come intendiamo 1-1, perché 1-1 vorrebbe anche dire seguire quella che è poi la struttura del gameplay, quindi la strutturazione dei livelli, dei corridoi, il modo, certo, io no, io dicevo 1-1 più a livello anche narrativo di cose che succedono, ecco. Ok, poi un'altra cosa che io ad esempio ho odiato della serie è l'aver chiuso quei buchi di mistero che effettivamente nel gioco ci sono, ad esempio il motivo per cui Ellie è immune è una cosa che ho sempre odiato, come l'ho odiata ad esempio negli ultimi Star Wars, l'esempio più lampante, anzi due esempi, uno è Rogue One che però grazie a Dio è un bel film quindi ci passo sopra, l'altro è Solo in cui effettivamente la narrazione va avanti solo per... pure lì per punti, per plot points, perché mi devono spiegare perché lui si chiama Han Solo, perché si incontra con Chewbacca, cosa succede, eccetera, eccetera. Quindi alla fine questo coprire i buchi, questo svelare i misteri, alla fine fa perdere tempo rispetto a quello che è effettivamente il tema portante del materiale di partenza. Però ad esempio secondo me, scusa, i flashback ad esempio delle prime due puntate... secondo me non sono in realtà poi così male. Non so se anche questi tu li fai rientrare all'interno. No, quelli mi piacciono perché rimandano proprio appunto a quello che è il tema iniziale, cioè il tema della pandemia, dell'angoscia. Certo, sì. Quindi effettivamente quelli mi sono piaciuti. Mi è anche piaciuto il cortocircuito che si crea rispetto al finale, perché l'aver fatto dire a più di uno scienziato che non può esistere un vaccino per i funghi poi crea un cortocircuito nel momento in cui Joel fa quella scelta sul finale, perché effettivamente Joel ha ragione, quindi in questo adattamento c'è un problema molto grave. Perché un problema? È perché stavolta Joel ha ragione, si perde quell'ambiguità che nel videogioco può esserci tra il dare ragione a quello che stanno facendo le luci o il dare ragione a Joel. In questo caso noi, proprio perché assumiamo, come dite voi da inizio puntata,
un punto di vista totalmente esterno rispetto a quello che fa Joel, effettivamente possiamo dare oggettivamente ragione a Joel, perché più di uno scienziato ci ha detto che un vaccino per il fungo non esiste. È vero, sì, interessante, non ci avevo pensato, ci sta. Sì, beh, forse questa cosa qua viene un pochino attenuata dal fatto che comunque lì mi pare che ci sia un dottore, prima che Joel inizi a fare mattanza, a dire che tipo studiandola forse si può effettivamente riuscire a trovare un vaccino o comunque una soluzione, una cura al coso, e il fatto che lo dica comunque un dottore magari attutisce un po' questa contraddizione tra l'inizio e il finale, ecco. Poi appunto anche la scelta di è una cosa esplicitamente televisiva, no? Anche l'inizio stesso della serie, banalmente, cioè come parlano, appunto, creando subito, cominciando a creare background, subito cominciando a moltiplicare prospettive. E questa era una cosa che mi incuriosiva anche molto, cioè nel senso è una cosa che nel videogioco accade poco, nel 2 già un po' di più, ma nel videogioco in The Last of Us alla fine controlli sempre soltanto Joel, tranne in alcune sezioni in cui hai Ellie, se non sbaglio, non ci sono altri personaggi che controlli nel primo. Quindi già l'idea di poter viaggiare nel tempo molto di più di quanto non successe nel gioco, infatti si parte dagli anni 60, quando è il primo inciso della serie, è proprio anni e anni prima dell'inizio della cosa del Cordyceps, eccetera eccetera. E anche quando ho visto l'episodio 3, per esempio, quello basato sulla coppia, eccetera, anche lì concettualmente mi è piaciuta come idea. Poi effettivamente, come Paolo, l'ho trovata devastante dal punto di vista del patetismo e del caricare eccessivamente, un po' questa cosa quasi morbosa, no? Un po' morbosamente patetica. Però al di là di questo, l'idea appunto di rendere un The Last of Us che potrebbe essere quasi al singolare, perché sì, sono gli ultimi rimasti, ma in realtà si sta parlando di sto tizio che si è affezionato a questa qui perché ha perso la figlia, no? In soltoni. Renderlo più corale come narrazione era effettivamente una prospettiva che poteva essere anche intrigante, e lì avrebbe fatto leva su una delle cose che effettivamente un adattamento può fare, come diceva, se non sbaglio, Paolo, appunto, ovvero la questione del esplorare aspetti che per motivi vari nell'originale non sono stati esplorati, grazie, facendo leva appunto sulle caratteristiche figurative, narrative, quello che vogliamo del medium che adatta. In questo caso quale medium se non quello televisivo poteva dare occasione davvero di fare ogni puntata a tema su un personaggio diverso, su una prospettiva diversa, su uno spaccato diverso, anticipando anche in qualche modo quelli che sono poi quella che è la china che prenderà la stagione 2, la stagione 3, quelle che saranno, perché poi per forza quando vai ad adattare il secondo gioco per forza devi avere più prospettive, perché quello è tutto giocato proprio su due prospettive antitetiche. Quindi poteva funzionare come cosa, se la sono giocata un po' male o un po' poco, ovvero forse davvero l'avrebbe portati a fare un prodotto che non sarebbe stato ben accolto dalla fanbase. E invece qua la fanbase è andata in visibilio, cioè ha fatto contenti più o meno tutti questa roba qua, almeno nella mia bolla social, cioè ho visto generalmente un'accoglienza ottimissima, anche di foto che a me inizialmente lasciavano pensare invece a dei cosplayer in un campo, cioè invece comunque la gente è stata entusiasta, cioè è uno dei, almeno a quanto modo di vedere io, mi sembra stato uno dei più universalmente ben accolti adattamenti che abbia mai visto. Sì, quindi anche no, 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 è vero, è vero, ma tra l'altro cioè, è particolare l'adattamento di The Last of Us, cioè credo, e qui faccio un processo alle intenzioni, provo a fare un processo alle intenzioni, cioè credo che sia uno dei pochi, non dico l'unico, perché l'unico credo sia un termine troppo assoluto, però uno dei pochi adattamenti fatto solo ed esclusivamente per i fan, cioè quindi cioè io credo che persone che non abbiano giocato il videogioco abbiano avuto o abbiano tuttora poco interesse nel vedere la serie, cioè, qua però mi sa che non sono tanto d'accordo. Io ho avuto anche commenti positive di persone che non hanno mai non parlavo di apprezzamento, parlavo di intenzione alla visione o di interessamento generale
generale beh, alla è stata serie. Una delle serie HBO più viste, quindi non lo so nemmeno. Secondo me no, ma per il semplice fatto che in produzione si sono giocati varie carte, tipo Bella Ramsey che viene da Game of Thrones, Pedro Pascal che viene da The Mandalorian, quindi hanno raccolto un po' la fanbase. Perfetto, ho detto una stupidaggine, ok, perfetto. Io piuttosto volevo quindi, lanciare... finisco subito. E allora, dicevo... Quindi tutto questo discorso è totalmente annullato, però è una cosa un bel po' particolare, perché secondo me questo tipo di adattamento gioca oppure mette in dubbio la definizione che Eco dava di mondo ammobiliato. In che senso? Nel senso che per Umberto Eco il mondo ammobiliato, detto molto, molto banalmente, spiegato proprio in due o tre parole, moriranno parecchi esperti di semiotica, ma vabbè, spero non ascolteranno questo pezzo, questa parte. Per Eco il mondo ammobiliato era molto semplicemente una sorta di mondo letterario che un ipotetico lettore implicito immaginava di dover leggere. Per esempio, se io immaginavo appunto, se io lettore implicito, lettore X, leggo un romanzo cavalleresco, mi immagino un castello addobbato in un certo modo, mi immagino una stalla addobbata in un certo modo e quant'altro. Chiaramente è molto più complesso di così, però spiegato in questo modo rende l'idea, o spero renda l'idea. Secondo me questo tipo di adattamento della Last of Us è una delle cose interessanti, o forse l'unica cosa interessante, è che manda un po' in crisi, un po' in cortocircuito questa definizione di mondo ammobiliato, perché... Però questa secondo me è una caratteristica che fa per lo più il videogioco, perché il videogioco ti dà degli strumenti, delle attrezzature che siano chiaramente limitate rispetto a quelle che magari danno altri videogiochi come i Souls-like e quant'altro, però di esplorare un mondo ammobiliato in questo caso, e quindi di stare lì, di nemmeno viaggiare tanto con l'immaginazione, perché è tutto lì, c'è questo mondo in rovina. Poi non vorrei riagganciarmi a rovine e macerie di OG, però c'è questo mondo in rovina, lo si può esplorare anche laddove l'esplorazione è limitata dei muri invisibili del videogioco, non bisogna tanto correre con l'immaginazione. Ecco, secondo me il videogioco, l'adattamento televisivo, scusate, una cosa fa bene e gioca fuori campo a dispetto del videogioco, ovvero non mostra tutto questo mondo in rovina e lo lascia fuori campo perché chiaramente la nozione di questa nozione di mondo ammobiliato, di lettore implicito, col cinema e col videogioco viaggia su due binari paralleli, e ho avuto modo di esplorarlo proprio su me stesso, perché chiaramente vedendo gli ambienti della serie televisiva non ho avuto difficoltà a immaginarmeli esattamente come nel videogioco, e quindi secondo me questo tipo di adattamento, forse l'unica cosa buona nell'adattare uno a uno o quasi uno a uno, è proprio il fatto di giocare su questo tipo di nozione, e sarebbe interessante secondo me applicare questo tipo di nozione a futuri adattamenti o adattamenti del passato che in questo momento mi sfuggono. E non so voi cosa ne pensiate di questa cosa, ma io francamente, più che una cosa di The Last of Us videogioco, The Last of Us televisivo, credo sia uno scarto proprio della differenza tra i due medium. Ci sta, alla fine è proprio questo giocare sulla complementarità anziché sull'alternatività, no? Che è un po' il modello di adattamento vecchio stile in qualche modo, no? Pensiamo all'archetipo del primo adattamento di Super Mario, si giocava proprio su due canali alternativi, non c'era alcuna complementarità tra due immaginari, no? O meglio, va bene, alcune cose erano già in relazione in un certo modo, c'era già qualche indizio di senso qua e là che agli appassionati avrebbe fatto alzare il sopracciglio dicendo ah ma questa cosa, oppure ah ma quest'altra, però di fatto erano due canali alternativi. Qua si può cominciare appunto, forse un po' perché effettivamente il
lo spettatore implicito, possiamo usarlo appunto, già che si parla di Echo, di The Last of Us, è già anche chi un po' ha videogiocato, ovvero c'è un po' la figura dello spettatore implicito in questo caso, è qualcuno che probabilmente ha già videogiocato all'originale. Dall'altra parte è qualcuno che comunque l'originale lo ha visto o ha modo di accedervi relativamente facile, cioè nel senso che teniamo in conto che The Last of Us è immensamente influente. Io conosco persone che hanno visto la serie senza videogiocare, ma sono persone di un'età diversa dalla mia, cioè sono persone di un'età molto superiore, cioè si va sui 40-50 anni, di fatto se siamo, se si resta sulla fascia d'età nostra, o comunque dai 20 ai 30-35 anni, le persone, anche se non hanno videogiocato a The Last of Us, è difficile che non abbiano proprio modo di entrare di entrare in risonanza con quell'immaginario. E questa cosa è effettivamente interessante, no? Ecco, diceva anche quella cosa del che immaginare un mondo è filling the gaps, no? Tra gli enunciati di quel mondo. Certo. Quindi io e questo è una cosa molto buona da giocare negli adattamenti. E per l'appunto, appunto, io quando ho visto l'episodio 3 ho detto vai, bellissimo, mi sta fillando un gap. Ho detto vai, fillami questo gap. Poi me l'ha fillato male, però funziona. E quello che dici anche a livello di dimostrazione di rappresentazione degli spazi, eccetera, effettivamente è molto interessante, ovvero nella serie c'è molta più attenzione per i volti, inevitabilmente, anche se perché siamo in quel regime di fare televisione in cui il volto è protagonista assoluto, le emozioni, il micromovimento della bocca, del naso, dell'occhio, eccetera, eccetera, quindi è normale, cioè è quasi scontato che la serie si giochi più sui piani che sui campi, no? Laddove nel gioco invece i campi erano importantissimi, di fatto, cioè, ovvero, ok, c'era sempre il personaggio nel mezzo, erano sempre semisoggettive, chiamiamole così, però insomma erano comunque, molto spesso si guardava l'ambiente e non si guardavano i personaggi. Certo. E questa cosa è proprio un andare a riempire quei vuoti del mondo immaginifico creato dal videogioco, ovvero nel videogioco io vedo le spallone e gli alberi e le scrivanie e mi occupo di fare roba. Qua invece comunque Joel ci pensa da solo a scocciarsi i fucili e a rimediare le risorse, io gli vedo la faccia, cioè io vedo cosa sta facendo il volto mentre lui performa certe azioni che nel gioco invece ero io a dover fare. E questo è un bene, in questo caso qui, come un male nel momento in cui appunto si perdono quelle cose di immersione, eccetera, eccetera, che sono poi i temi centrali. Quindi sì, sono d'accordo, molto interessante come prospettiva. Io volevo dare giusto gli ultimi due spunti, anche perché credo che stiamo andando un po' lunghi, quindi cercherò di essere breve. Una cosa che mi sta dando fastidio proprio nel trend della televisione, almeno quella ad ampio spettro, magari Disney Plus, HBO per l'appunto, è che per come viene strutturato, per come vengono pensati questo tipo di prodotti, si avvicinano molto di più a quello che potrebbe essere un film seriale che poi effettivamente ha una serie TV, quindi poi mi si crea un altro cortocircuito in cui questa sorta di reclamo della TV, quindi questo fill in the gap, come avete detto anche voi e come stiamo dicendo da un po', stona, perché effettivamente io sto vedendo un film semplicemente poi spezzettato in sezioni di 40-50 minuti. Tant'è vero che ormai siamo ben lontani, ma anche per una questione di new TV, old TV, di cui abbiamo anche già parlato all'interno del salotto, in cui ormai tutte le serie sono quasi delle miniserie. E poi un altro spunto, mi sono ricordato una cosa che diceva Caselli prima, è che effettivamente forse quello che manca all'adattamento, o comunque in generale al ritornare sui passi del primo The Last of Us in TV o non in TV, è che manca questo dialogo costante, questo dialogo complementare con quello che effettivamente è il secondo gioco. Cioè io, guardando la serie TV basata sul primo, mi sono perso quello che potrebbe essere un dialogo con il secondo gioco. Anzi, addirittura mi sono trovato a chiedermi, ma effettivamente cambiando questa cosa, poi il 2 come lo adattano? Puoi fare un esempio di questo, che sono interessatissimo, qual è la cosa che è cambiata? Guarda, l'avevo detto a inizio puntata, proprio il fatto che Ellie assuma quel tipo di violenza, quel tipo di assetto personologico, sì, diciamo, proprio perché il suo modello è stata l'iperviolenza, la violenza stilizzata di Joel nel videogioco, che in questo caso manca, perché nella serie TV lui, e anche la serie ci porta mano nella mano per come
appunto fa il framing the violence, cioè mettendola fuori campo, c'è lui che, soprattutto nel momento in cui è presente Ellie, si limita. Sì, eccola, è un male necessario nella serie, mi è sembrata molto questa roba qua. Cioè, nella serie la violenza è proprio una roba che va fatta, purtroppo. Ecco, quel purtroppo è la cosa con cui ho più problemi. Sì, sì, ad esempio io dicevo ad Ale che lui quasi fino alla puntata finale, che effettivamente è un modo per giocarsela dicendo lo facciamo esplodere solamente alla fine, così l'impatto del finale è più grande, almeno rispetto a quello che potrebbe essere nel videogioco, ma questo comunque è dibattibile. Però giocandosela in questo modo si va a perdere proprio il tema. Importante. Io questa cosa qua, ad esempio, un po' l'ho persa, cioè non me la son persa per il semplice fatto che non ho giocato al 2, quindi non sapendo che poi questa cosa della violenza che effettivamente Ellie, guardandola, ne rimane talmente influenzata che poi nel secondo appunto avrà un ruolo chiave, appunto avendo giocato solo il primo e avendo visto solo la serie, questa cosa qua ovviamente non l'ho considerata io, in quanto appunto non... Però effettivamente, come dici tu, cioè, se nel 2 ha un ruolo così importante, effettivamente la serie, per come ha presentato la questione della violenza, ma ne abbiamo già parlato anche parecchio, effettivamente Ellie di fatto di violenza non ne vede poi così tanta come invece ne vedeva nel videogioco, tant'è che nel videogioco ne commette anche, perché la parte in cui Ellie si ritrova da sola ad affrontare gli infetti e i banditi di David, cioè il gruppo di David, nella serie è praticamente assente. Ma bisognerebbe vedere anche, cioè, magari la stagione 2 sarà anche un modo per, ma non credo, visto il successo della prima, di distaccarsi anche dagli intrecci narrativi del videogioco. Però cioè, visto anche il successo che Pedro Pascal sta dando alla serie, visto il fatto che comunque Pedro Pascal ha fatto schizzare gli ascolti alle stelle, cioè, vedo difficile uno scenario in cui un adattamento 1-1 vede, ecco, uscire fuori di scena Pedro Pascal o Pedro Pascal. No, se la giocheranno tutti su quei pochi flashback che ci sono nel gioco e addirittura li moltiplicheranno. Ah, ok, sì. Okay. Io lascerei l'ultima parola a Stefano, se ha qualcosa per concludere. Ma è proprio su questa cosa qui, giusto, vabbè, potrebbe anche essere che effettivamente a livello proprio di brainstorming, di design, di modo in cui è stata pensata la serie, in qualche modo Druckmann abbia un po' interiorizzato e fatto sue quelle che sono le critiche di sionismo, del filo sionismo, che sono state mosse al videogioco. Cioè, effettivamente, i The Last of Us si basano molto su questa universalizzazione anche del conflitto e dell'odio, no? E in realtà, secondo me, invece, la serie molto più corretta, tra virgolette, da un punto di vista politico del gioco, si muove invece sui classici binari del condanniamo la violenza sempre. Cioè, mi sembra sia questo un po' il binario percorso della serie, e penso che troverà un modo di farlo anche adattando poi seconda e terza stagione, il secondo gioco. Nel gioco invece c'è molta più, per tornare appunto a quello che si diceva all'inizio, più ambiguità da questo punto di vista, ovvero è proprio universalizzato l'odio, e chi gioca non può che provare odio. Questa cosa qui appunto è molto più comoda nella serie, molto più innocua, quindi c'è caso anche, volendoci immaginare un mondo in cui le critiche mosse da giornalisti, critici, accademici vengano ricevute veramente da chi produce, può darsi che siano andati un po' più safe su questo aspetto, dicendo fermi tutti, forse è meglio giocare tranquilli e davvero non fare una cosa che da una parte a livello di rapporto tra i media rischia di farci cadere, appunto, come si diceva prima, anche in una nuova stigmatizzazione del videogioco, ovvero guarda caso è un adattamento di un videogioco e si versano ettolitri di sangue, no? E dall'altra parte potrebbe essere anche un ragionamento più
politico, ovvero siamo stati forse a ragione criticati da questo punto di vista, giochiamo più safe, e che rientra un po', è un po' un sentore che c'è in tutta la serie, cioè anche il patetismo esagerato in alcuni frangenti, anche il dipingere alcuni personaggi come ancora più sfortunati, ancora più in sofferenza, eccetera, tutto si muove su questo trend qua, no? Che è quello di cercare una nicchia un po' più comoda, un po' più innocua, che poi metta d'accordo tutti senza davvero rischiare di far storcere il naso a qualcuno. E ai tempi del videogioco anche il videogioco non faceva storcere il naso a nessuno, ma lì perché appunto il pubblico videoludico è un po' anestetizzato alla violenza, sarebbe inutile negarlo, no? Trasporre quella violenza qua sarebbe stato un problema. Quindi magari secondo me anche dal punto di vista politico sono andati un po' sul less sul meno controverso, ecco, sono andati un po' sul ma facciamolo più politicamente innocuo, così non ci danno dei filosionisti o quel che è, insomma. Mi hai dato un assist perfetto per chiudere con una stilettata contro la Naughty Dog e l'adattamento, perché il diavolo purtroppo sta nei dettagli, e se effettivamente The Last of Us, come abbiamo detto per tutta la durata della puntata, o anche Uncharted sono dei prodotti originali, lo sono per quei piccoli dettagli di simulazione, medesimazione, tutto quello che abbiamo detto fino ad ora. E nel momento in cui tu li trasponi in TV o al cinema, come nel caso di Uncharted, è come se stessi ricreando quel feeling di pastiche, di cliché su cliché, di roba già vista, perché alla fine Uncharted è un mix tra Indiana Jones e Tomb Raider mischiato con un pizzico di Bond o di altro. The Last of Us è un mix di altri post-apocalittici. E se tu gli togli quei dettagli, hai creato il perfetto prodotto nazional popolare, e gli ascolti ci danno ragione, purtroppo. Amaro. Fa ridere, ma fa anche riflettere, insomma. Sì.